Qui è all'Olimpico, Torino 4-3-2-1 senza Diana e Rosina e Lazio 4-3-3 priva di Dabò, Del Nero, Matusalem e Rocchi. Subito energica sulla fascia destra la spinta di Abate che schiaccia Radu. Poi all'ottavo punizione di Corini e vanno a terra Pratali e Bianchi. Ecco il momento in cui il 32 Radu afferra il braccio del 50 Pratali. Molto efficace l'intesa nell'attacco torinista fra Bianchi e Abbruscato, tanto da non far rimpiangere Rosina e Amoruso. Questa è un'azione che lo dimostra con protagonisti proprio i giocatori granata, Soimel, Bianchi e infine Abbruscato alla conclusione. Infortunio per Cribari, problemi dunque per la Lazio, dentro Rosendahl con Radu che si sposta tatticamente in mezzo. Alla mezz'ora improvvisamente la Lazio cambia l'inerzia della partita. Ecco Zárate, punta l'avversario, una serie di dribbling, tocca appena il pallone, Pande vede gol. 30° del primo tempo, Torino 0, Lazio in vantaggio, Lazio 1. Il Torino meriterebbe il pareggio, ma sicuramente non è fortunato. Ecco Abbruscato sulla traversa. Granata in forcing nel finale del tempo. C'è una rimessa in gioco del terzino destro Colombo, il sostituto di Diana. Il pallone che giunge in area e quindi la testa senza esito di Bianchi. Adesso il cross di Abate. Il pallone buono per Soimel, sinistro e la palla alta. Quindi calcio di punizione di Corini e la testa di Di Loreto. Ora con le immagini possiamo passare alla ripresa. Rispetto al primo tempo la Lazio regge meglio a centrocampo con Brocchi, Ledesma e Mauri e Foggia, spostandosi a sinistra, manda in crisi Colombo. Eccolo qua il piccolo Foggia che punta l'avversario e la conclusione a centro area è di Mauri. Esce Corini e entra Moruso. Progressivamente il Torino passa dal 4 al 4-2-4 e la Lazio al 4-4-2. Ma c'è ancora una iniziativa della Lazio perché il Torino è sbilanciato. L'errore di Di Loreto e quindi il palo è di Mauri. Lazio vicinissima al gol. Break del Torino ma sempre meno convinto. Adesso c'è un cross di Abbruscato e la testa, il pallone era potente, di Amoruso. Arriva il momento che in pratica chiude la partita. Siamo al 18° del secondo tempo e grandissimo gol da parte di Zárate. Torino 0, Lazio 2. Mauro Matias Zárate, argentino 21 anni e questo è il suo quinto gol, vale la pena rivederlo in campionato. La Lazio c'è, la Lazio insiste, punizione di Foggia che sfiora l'incrocio dei pali. Quindi ancora in avanti la formazione di Delio Rossi, tre quarti di campo, Zárate, entra in area, ribatte Sereni, impatto fra Pandev e Sereni e poi ci prova Megni, l'arbitro dice che è calcio di rigore. Replay, la mano sinistra di Sereni prima va chiaramente sulla palla e poi accompagna il ginocchio destro di Pandev. È un episodio molto dubbio, guardate la perplessità di Sereni, espulso e Ventola prende il suo posto in porta. Quindi rigore di Zárate e ancora la sua giornata, sesto gol, 38° Torino 0, Lazio 3. Nel finale il fallo di Lichtsteiner su Zemaidi è l'aspetto di una compensazione. Calcio di rigore, batte Amoruso, gol, ma bisogna ripetere. E viene espulso De Biasi, inviperito come il pubblico per la mancanza di buonsenso, in questo caso di Gava. Dunque ripetizione del calcio di rigore ed è rete, 46° del secondo tempo, Torino 1, Lazio 3. Inquadratura finale per l'arbitro Gava perché al di là degli episodi ha assunto per 90 minuti e non sappiamo perché un atteggiamento molto arrogante e provocatorio del tutto gratuito.